Amici e amiche alla visione d'ascolto, un cordiale saluto da parte di Omar Costantini, uno speciale particolare, quello di oggi di FriuliTV.net. Avremo un collegamento anche con l'Albania, con Tirana, per parlare di importanti rapporti tra Italia e Albania, in particolare tra Friuli e Albania. Presento già gli ospiti che sono qui con noi, c'è l'architetto, libero professionista Roberto Gugino, è referente per quanto riguarda l'iniziativa a cui andremo proprio adesso a parlare, per quanto riguarda i rapporti geopolitici anche di Friuli Albania, con noi l'amico Ugo Falcone. Mentre andiamo subito a Tirana e lo ringraziamo, abbiamo con noi Sheu Tritan. Allora, eccolo qua, vediamo se riusciamo a collegarci. Perfetto, buongiorno, buon pomeriggio innanzitutto. Aspetta che attacco l'audio, il bello della diretta anche Ah, questa. carissimo Eccoci. Ugo, buongiorno, Buon pomeriggio a lei. Come vede, abbiamo detto in bassa frequenza, no, professore? Il bello della diretta è questo, no? Che noi abbiamo i mezzi tecnologici in Italia, però dobbiamo imparare da voi come funzionano le linee internet, perché da qua siamo fortunati, cioè che dobbiamo andare in onda, come si dice. No, no, possiamo andare avanti, penso. Sì, no, ce la Grazie. sento perfettamente. Allora, professore, questi rapporti fra Friuli e Albania, dopo tanto tanto che si parla, si cerca di seminare, pare che siamo giunti a un punto molto importante, no? Prima io voglio dire due parole sul rapporto Certo. tra me, l'Albania e l'Italia, che l'Italia per l'Albania è il partner strategico più importante, forse, è come la porta di entrata in Europa, è un partnership da tutta una storia, da migliaia di anni, che adesso, dopo la caduta del comunismo in Albania, sta arrivando tante altre dimensioni molto più grandi, molto più importanti e realmente molto più stretti tra i due paesi. Questo è cominciato dal 91, quando in Albania è cominciato la caduta del comunismo e sta continuando adesso. L'Italia per noi presenta realmente un paese amico, un popolo amico. Presenta una possibilità grande di Albania di sviluppo e soprattutto, come ho detto dall'inizio, una porta di entrata in Europa. L'Italia è un paese, è un po', e gli italiani sono totalmente conosciuti in Albania. Noi conosciamo bene la storia italiana, la realtà italiana, la lingua italiana. Sono tanti amici, ma amici e sono tanti, tanti, tanti albanesi che vivono e lavorano in Italia. Arrivati là dopo la caduta del comunismo, che una gran parte di loro è molto ben integrata e sta lavorando su tutti i settori della vita, della produzione, settori sociali in Italia tutti in questi anni, rafforzandosi questo avvicinamento, questi legami storici tra i due nostri paesi. Assolutamente in questo aspetto. L'aspetto economico prende una importanza molto vitale. L'Italia si presenta in Albania come il paese che ha investito di più in tutti questi anni, investitori italiani privati, ma anche investimenti, aiuti, presenza italiana tramite la cooperazione italiana, tramite i progetti regionali verso l'Albania, tramite i fondi italiani che arrivano qua tra Bruxelles, tra Unione Europea. Dunque è una cosa che va in avanti perché io penso che per l'Italia l'integrazione europea e il sviluppo dell'Albania è molto importante, dovrà essere cruciale, come per noi la vicinanza con l'Italia è cruciale. Dunque c'è una sinergia negli interessi nostri, italiani e albanesi, di rimanere insieme e di spingere l'integrazione europea non soltanto di Albania ma di Balcani occidentali in generale, che sono così vicini all'Italia e hanno influenze anche nella vita e nel sviluppo italiano. Perciò in questo ambito, assolutamente, Regione Friuli prende un'importanza, è un'area molto sviluppata, un'area ricchissima, è un'area che ha tanti sviluppi infrastrutturali, logistici, di produzione, e così realmente è una possibilità grande per l'Albania di attirare investimenti privati, supporto, relazioni diretti con l'area di Friuli. E
in questo ambito i miei amici che sono là hanno avuto un ruolo molto positivo, molto forte, di rafforzare i nostri legami, di andare insieme e di risolvere tanti problemi insieme, come per esempio l'emergenza civile. Noi abbiamo visitato il centro di emergenza civile da voi, che era una cosa incredibile. Toccato, mi permetta, pochi giorni dopo, no, il sciame sismico che colpì l'Albania, no, nel 2019, se non ricordo male. Scusa, non ho sentito bene? Dicevo, la vostra visita in Italia, in particolare nella sede della Protezione Civile di Palmanova, è venuta quasi un paio di settimane dopo lo sciame sismico che, sì, colpì l'Albania. Esatto, esatto. A Palmanova siamo stati immediatamente dopo il terremoto qui in Albania. Era in realtà una catena di terremoti che ha creato tante distruzioni, anche vittime, 50 vittime in realtà. E così siamo rivolti a esaminare quel centro di protezione civile che è legato non solo ai problemi terremoti, ma anche di alluvioni e anche altri problemi naturali creati in Albania, che per i quali noi non abbiamo ancora le strutture ben organizzate, ben preparate, con una tecnologia avanzata. Perciò abbiamo visitato il centro di Palmanova, realmente, che ha lasciato una grande impressione, e speriamo e vogliamo spingere di essere un progetto insieme tra Friuli e l'Albania per implementare qua, per arrivare a un tale livello della protezione civile o un livello accettabile di protezione civile qui nel nostro paese, che talvolta fa fronte a questi fenomeni naturali devastanti che creano tanti problemi strutturali, infrastrutturali, economici, ma anche nelle vite umane. Certo. Senta, lei ha sottolineato il rapporto, no, per quanto riguarda anche la collaborazione. Qui abbiamo due pedine fondamentali, no, per quanto riguarda l'apertura dei rapporti tra Friuli e Albania. Come ha visto, magari rispetto a quello che molto spesso viene disegnata l'Italia all'estero, un po' difficoltà per fare le cose, eccetera. Ecco, come si è fatto il rapporto con i nostri due amici qua vicino a me? No, guarda, il rapporto è fatto a livello di avvicinamento realmente dei partiti. Io rappresento il Partito Democratico d'Albania, che è una forza politica di centrodestra, una forza che ha avuto un ruolo determinante nella caduta del comunismo, nell'apertura di Albania e nel avvicinamento assolutamente di Albania con l'Europa. E i nostri amici che fanno parte dei Fratelli d'Italia, abbiamo avuto scambi, abbiamo visto che tanti elementi li abbiamo insieme, tante proiezioni del futuro, nelle tante proiezioni del futuro abbiamo le stesse idee, e così abbiamo cominciato una collaborazione con loro, cominciando su qua, poi allargandosi anche con membri del Parlamento dei Fratelli d'Italia, e io sono sicuro che sarà un allargamento della collaborazione politica tramite le due forze politiche importantissima nel periodo che viene. Ma guarda, io penso così sempre, io penso che l'avvicinamento delle forze politiche italiane e Albania fanno avvicinare le relazioni tramite l'Italia e l'Albania in generale, tramite lo Stati, tramite i paesi, tramite i popoli. Dunque io lo vedo una collaborazione, un avvicinamento politico a livello dei partiti come una forma che tira a direzione di un avvicinamento totale tra i nostri due paesi. Certo. Questo è il mio concetto, e perciò io do molta importanza alle relazioni anche politici dei partiti tra l'Albania e l'Italia, come in questo caso del mio partito con Fratelli d'Italia, che sono trovati accanto a noi e che abbiamo le stesse ispirazioni, le stesse proiettive per il futuro. Certo. Senta, approfitto della sua presenza anche per fare un punto della situazione per quanto riguarda l'attuale situazione politica nel suo paese. So che il vostro partito è pronto domani mattina, diciamo così, a prendere anche le redini del paese per rilanciare, no, la politica interna e estera. Guarda, sfortunatamente l'Albania si governa da una forza di sinistra, ma che realmente non è realmente sinistra, è un po' sui generis, che ha creato problemi tali qui nel sviluppo del paese lineare, nelle politiche estere, nelle politiche regionali,
ma anche che ha rallentato per la incapacità di gestire il paese il processo di integrazione di Albania verso l'Unione Europea, che per noi è il traguardo più importante. Albania in Europa, questo è il grande slogan di albanesi in generale, dico più di 95% di albanesi in generale. In questo ambito noi ci affrontiamo, facciamo la guerra politica, siamo in Parlamento, realizziamo movimenti democratici. A 6 di marzo sono alcune elezioni amministrative parziali in Albania, in 6 grandi municipi dove noi ci presentiamo, e spero che ci avremo un buon risultato e ci sarà così un rafforzamento della centrodestra in Albania, che ha una ispirazione molto forte europeista, molto forte di rafforzare le relazioni con l'Italia, e soprattutto poi una vocazione forte verso il rafforzamento di economie del mercato, di attirare investimenti in Albania e di fare una politica che tira investimenti con sistema fiscale, con le garanzie finanziarie, con un sistema di giustizia che dovrà funzionare, e dunque con le garanzie di un paese stabile che è aperto e è pronto a accettare, a raccogliere grandi investimenti dall'estero. Prima è dall'Italia, perché è il paese, ho detto, della più grande presenza economica in Albania. Friuli, in questo ambito, assolutamente è una grande possibilità, grande risorsa. Friuli Venezia Giulia è una grande risorsa, con le grandi, altissime capacità che ha, altissime potenziali che ha, che saranno realmente molto importanti per noi. E come voi sapete, perché adesso sono ponti tra me e noi, sono albanesi che lavorano in Italia, a Friuli sono albanesi che fanno imprenditori in Italia, che hanno avuto tanto successo, che sono gente onesti, gente per bene, gente che lavorano, e così danno un esempio, una conoscenza di una faccia di Albania in Italia. Sono i miei amici, sono amici di Ugo, di architetto, questi nostri amici albanesi che lavorano in Italia e che sono un punto di rafforzare i nostri legami. Bene, professore, io la ringrazio per la sua partecipazione, la lasciamo perché anche lei ha i suoi impegni, e soprattutto il tempo, come si dice, corre, e soprattutto il tempo è denaro. Grazie. Per la sua partecipazione. Tanti saluti a voi, a tutti utenti, tanti saluti ai miei amici che sono là in studio. Grazie tanto, arrivederci. Grazie al professor Titan Sheu, che ci ha così parlato per quanto riguarda questa puntata dedicata agli amici albanesi che sposano il Friuli, Friuli che sposano l'Albania. Io la scollego e la lascio, professore, alla sua giornata di lavoro. Grazie ancora. Bene, allora torniamo in studio con Ugo Falcone, con Roberto Gusino. Adesso posso togliere anche l'auricolare, perché altrimenti avevamo un ritorno audio non proprio avevamo un Larsen che non è un giocatore dell'Udinese, ma è un pessimo ritorno audio che dà fastidio. Allora, abbiamo sentito l'amico dall'Albania, adesso andiamo a capire perché è nata questa iniziativa al Friuli Venezia Giulia verso l'Albania. Cominciamo con Ugo. Sì. L'osservatorio geopolitico. Torniamo in onda con lo speciale Friuli TV dedicato agli amici dell'Albania, ma del Friuli, per questo progetto importante. Abbiamo sentito nella prima parte l'ospite collegato da Tirana, poi problemi tecnici sul collegamento internazionale hanno fatto sì che abbiamo dovuto riprendere di nuovo la nostra diretta. Allora, saluto subito Ugo Falcone e Roberto Gugino, perché sono i due referenti in un certo senso di questo progetto che lega il Friuli Venezia Giulia, ma diciamo anche il nord-est, perché il Friuli è un po' laboratorio politico, geopolitico in tutti i sensi, che ha aperto questa strada verso l'Albania. Allora, parto subito con Ugo per capire un po' il tuo ruolo, Ugo, e soprattutto confermi quello che ho detto. No? Sì, confermo quanto hai detto, e anche un caloroso saluto a chi ci ascolta, sia dall'Italia che dall'Albania, da Tirana. Dico subito che l'Osservatorio Geopolitico Friuli-Albania è nato praticamente
alcune settimane prima che scoppiasse la pandemia in Italia e in tutto il mondo. Su sollecitazioni di comuni amici trevigiani e udinesi, in particolar modo il dottor Deda Tonin e l'amico Parpelleca, membri storici del Partito Democratico di Albania, che corrisponde al nostro centro-destra italiano, un partito di conservatori che crede in alcuni valori, ma soprattutto che crede in questi nuovi rapporti tra il Triveneto e l'Albania. Il Certo. Triveneto perché? Perché da sempre il Triveneto è la parte economica e finanziariamente parlando più avanti dell'Italia, ovviamente insieme a Lombardia, Piemonte, d'accordo, però per quanto riguarda il bacino del mare Adriatico, senz'altro Friuli Venezia Giulia e Veneto sono senz'altro i partner principali. Noi li abbiamo ospitati 2 anni fa, li abbiamo portati alla Protezione Civile, li abbiamo portati all'interporto di Pordenone e con professionisti come l'architetto qui a fianco, il mio amico architetto Roberto Gugino, abbiamo intavolato delle progettualità all'interporto di Pordenone col Building Studio SRL ed altri professionisti che adesso sarebbe lunga elencare. Ma quello che interessa è che cosa fare. Noi sappiamo che i cittadini albanesi, ma che hanno anche doppia cittadinanza, sono tanti nel Triveneto, in particolar modo nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Pertanto abbiamo in cantiere che dopo la prima edizione delle giornate dell'amicizia, come le abbiamo soprannominate fra Friuli e artisti, con politici, con imprenditori, perché vogliamo che i rapporti socio-culturali e economico-finanziari siano più Certo. stretti. Quindi chiederemo anche l'insediamento di un consolato sul nostro territorio, perché oggi molti cittadini albanesi che hanno anche la doppia cittadinanza devono recarsi a Milano. Potete immaginare in questi 2 anni di pandemia le difficoltà che hanno avuto. Quindi, siccome tra Trieste e Udine ci sono altri consolati stranieri, riteniamo che anche in Friuli si possa divenire al più presto a un consolato dell'Albania qui da noi per favorire i rapporti commerciali e socio-culturali. Roberto, tu da bravo architetto hai dato il colpo di piccone, no? Perché ufficialmente sei stato tu quello che ha aperto poi tutto questo, non dico che ha messo in piedi, ma è quello che ha dato il colpo di piccone fondamentale per far partire tutto il progetto. Dunque, i miei rapporti con l'Albania nascono nel lontano 2006, nel momento in cui partecipai al concorso internazionale per realizzare il nuovo Parlamento, e da allora ci sono stati tutta una serie di innumerevoli rapporti, di viaggi con l'Albania proprio per sviluppare tutto quello che riguarda soprattutto la mia professione. Poi, appunto, con l'avvenimento calamitoso circa 2 anni fa del terremoto in Albania, le cose hanno preso un'ulteriore accelerazione, proprio perché riteniamo di poter dare una collaborazione sostanziosa proprio per dare una mano a capire meglio come intervenire anche questo genere di calamità e anche proprio per partecipare al rinnovamento di tutto il tessuto edilizio ed urbano Abbiamo sentito prima da Tirana il grande entusiasmo, no? Molto spesso noi vediamo un po' fuori dai confini, ma in maniera contraria, no? Invece abbiamo sentito i nostri amici albanesi soddisfatti e contenti, anzi, che vogliono ancora, no, Ugo, cementare sempre di più questo legame tra Friuli e Albania. Sì, guarda, l'Albania fino a quando è iniziata la dittatura comunista era un esempio di convivenza, uno dei pochissimi esempi di convivenza tra musulmani, cristiani, cristiani ortodossi e cristiani cattolici. E quindi l'Albania ha un potenziale ancora oggi. Perché dopo tutti quegli anni di dittatura comunista, l'Albania, ti ricordi, si ricorderanno i nostri telespettatori, quando ormai sono passati tanti anni, quando a Bari arrivò la famosa Certo. nave Vlora, no? Portando migliaia e migliaia
di albanesi che furono gli antesignani ciò che arrivano oggi con i barconi, ma lì fu una invasione pacifica, spontanea, perché uscivano fuori veramente da decenni di dittatura comunista, tra l'altro tra la più retriva al mondo. Gli unici collegamenti che loro avevano era con la Cina addirittura, quindi neanche L'Unione con Sovietica. l'Unione Sovietica, ma addirittura con la Cina. Quindi pensate che dittatura che fu. E quindi l'Albania ancora oggi invece è un paese che si sta aprendo al mondo, in particolar modo a noi italiani. Teniamo presente che per quanto riguarda la geopolitica, l'Albania è una testa di ponte e per noi italiani, ma anche per loro. Quindi, se dal Friuli, in collaborazione anche per esempio con la terra dalla quale io arrivo, la Puglia e la stessa Albania, riusciamo a fare attraverso il corridoio adriatico dei progetti, degli accordi commerciali, degli accordi culturali, e in questo ci sono anche numerosi bandi che favoriscono la collaborazione con paesi che sono in lista d'attesa per entrare nell'Unione Europea, no? Perché sappiamo che ci sono paesi come la Serbia, appunto, Kosovo, la stessa Albania, che la Turchia, che non vedono l'ora di arrivare nell'Unione Europea. Ecco, noi però dobbiamo creare le basi. Se non ci sono le basi socioculturali e politiche e commerciali, allora ogni Certo. integrazione sarà molto molto difficile. Altri Certo. invece, come abbiamo ascoltato, non vedono l'ora di poterci ospitare. Teniamo presente che ci sono città come Scutari, Valona, la stessa Tirana, dove sono già presenti imprenditori italiani, persone anche sposate in Albania, perché poi la Puglia è un tiro di scoppio, come si suol dire, no? Ecco, quindi la vicinanza delle coste italiane con l'Albania facilita questi rapporti. Bene, io direi, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, Roberto, in maniera tecnica più che altro. Tecnicamente diciamo che abbiamo tutte le capacità insieme anche alla Building Studio per dare tutto il supporto che ci verrà richiesto e tra l'altro per sviluppare ulteriormente anche studi Certo. che ci sono appunto già presenti a Tirana. Ecco, tra l'altro, e poi concludiamo, c'è una bella iniziativa, perché questa non è una puntata unica, ma avremo altre occasioni proprio per approfondire, anche grazie al fatto che Friuli TV ha un centro logistico dall'interporto di Pordenone, dunque abbiamo la possibilità di fare un'ulteriore diretta per conoscere un po' ancora di più nel vivo quello che è il progetto Friuli Albania. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi come sempre, gentili amici, amiche, provvisionale ascolto, e questo speciale di Friuli TV si chiude qui e, come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima.